nostra collettiva, do la parola alla dottoressa Elena Corditi, che è la curatrice. Allora, il Festival Artistico Letterario Cultura Milano, presieduto dal dottor Salvo Nunes, ha deciso di assegnare una prestigiosa targa alla carriera al maestro Forattini, che con i suoi disegni riesce a far divertire, a intrattenere, ma anche a far riflettere. E di recente, nelle varie interviste rilasciate, ha speso delle parole molto significative, molto forti, molto simbolicamente molto direi importanti a favore. Posso aggiungere che non so chi si sarebbe speso così forte, maestro Giorgio, contro il terrorismo, la libertà di opinione, soprattutto di disegno, lui è maestro della disegno satirico della vignetta, da Canale 5 a R1 si è speso veramente in maniera forte, quindi spero che la casa sia anche corazzata con tutta la sicurezza e tutto il resto un po' di realistica. E quindi il comitato, presieduto da me, da grandi intellettuali, e prima di lui è stato Bruno Vespa, Vittorio Sgarbi, Margherita Hacchi e tanti altri, tutti amici appunto, e quindi arriva la targa, intanto con un forte applauso vostro, a Giorgio Forattini. Grazie per questo onore che mi fate, veramente sono commosso. Io sono moltissimi anni che faccio questo mestiere, adesso faccio solamente i libri perché i giornali hanno paura, tranne che Affari Italiani, su internet, che non pubblica quasi nel mezzogiorno. I giornali hanno un po' paura perché io sono stato molto minacciato, molto querelato anche dai politici per delle cose assolutamente buffe ma assolutamente innocenti. Certo senso, e i giudici purtroppo hanno dato ragione a questi qui, ho avuto diversi processi, diverse condanne. I giornali, a parte appunto Affari Italiani, da qualche anno non disegno più per loro, disegno per il libro che faccio ogni anno, questo punto. Di oggi è l'ultimo dell'anno, saltranno farò la forse l'antologia dei miei 40-50 anni. No, di carriera. No, io sono 83. La cosa che mi piacerebbe fare è ancora, se posso farla, se ho ancora qualche anno da vivere, sarebbe di fare una scuola di satira, perché la satira in Italia è stata veramente è stata condannata. Io ho moltissimi colleghi che sono spariti proprio, o probabilmente spariti dalla parte politica avversa. Ecco, l'importante è fare satira su tutti. Io non dico su chi l'ho fatta, sennò mi l'ho sparato su. Però una volta l'avevo fatta su, andavo in Sardegna, ogni volta c'erano dei rapimenti, e l'ho fatta una vignetta con un orecchio, hanno tagliato l'orecchio a uno, in Sardegna, un orecchio forzato che cominciava, su Repubblica. E da allora sono stato per circa un mese, due mesi scortato dai carabinieri. La gente non scherza, non parlo degli altri perché gli altri ammazzano veramente. Però nessuno mi tiene da fare della satira proprio. E non è che i giornali, forse i giornali non lo pubblico per paura, però io faccio le cose senza assolutamente paura, ma solamente con grande spirito di sfortò. E quindi posso prendere, spesso faccio me stesso, brache, mutande, eccetera. Il Presidente della Repubblica anche mi ha perdonato. I politici purtroppo non mi si sente. I politici purtroppo, i partiti mi hanno, io ho avuto non so se 20 o 30 processi, condanne, eccetera. E a volte i giornali dove lavoravo non mi difendevano, vorrei pubblicare, né l'ordine dei giornalisti li raccomando, eccetera. Però sono stato effettivamente minacciato molte volte, questo sì. Ma chi se ne frega? Viva l'Italia! Grazie. Beh, l'arte è emozione, l'arte è libertà, quindi il maestro Forattini è il nostro faro perché vive la libertà di tutte le forme di espressione e anche di satira, voglio dire. Passo la parola alla dottoressa Golini, che è la curatrice di questa meravigliosa collettiva.
Sì, ecco, io e la dottoressa Todaro vi invitiamo naturalmente a visitare questa mostra collettiva. International Art Expo, che raduna una serie di artisti di fama nazionale e internazionale, tutti accomunati dall'amore per l'arte, dalla voglia naturalmente di sperimentare e dalla libertà di espressione, che direi che è uno dei pilastri fondamentali da portare avanti. Volevo aggiungere qualcosa? No, volevo soltanto ringraziare tutti, io non mi aspettavo questa accoglienza e spero presto veramente di tornare sulle pagine dei giornali, per ora sono solo su internet, sopraitaliani.it, e vorrei tanto, e faccio un libro all'anno, questo che ho fatto adesso. Che si chiama... Un bel ritmo un libro all'anno, eh? Un grande ritmo. No, cominciato a 40. A 40. No, 58. Ho cominciato a 58. Libri, no? 58 libri. Beh, allora l'applauso è dopo, un altro fa 58 libri, maestro, è tanta, tanta roba, è stato un beccagamento, va bene, ho detto una bugia, io fossero 60. Comunque ne ho fatti anche, oltre a quei libri annuali, per le vignette, sì, gli accadimenti politici dell'anno, ho fatto anche delle vignette personali, sì, insomma, monografiche. Quelle ad esempio su Andreotti. Andreotti, Spadolini, enorme. Mi mancano quei personaggi qui. Sono un po' mezzi cartucci. Sono stato comunque perseguitato anche dai politici con i loro giudici. Ma vive la libertà. Non sanno, Ma vive la libertà. La libertà, non si rendono conto di cosa la satira è un'espressione di libertà, cioè. Divertimento, di sorriso, sì, di libera espressione. Vaglielo a dire ai musulmani. Evitiamo il discorso. Comunque, un altro applauso al maestro. Guardate qui il sito Cultura Milano tutti i video per tutti i nostri prossimi appuntamenti. Grazie Maria Grazia Todaro e la dottoressa Elena. Volevo dire un'ultima cosa. Levare un pensiero ai poveri e satirici ammazzati di Charlie Hebdo, ammazzati nella loro redazione. Io stavo lì a Parigi, ogni tanto li andavo a trovare, per fortuna perciò non ci sono, se no non li avrei fatto fuori pure a me. Comunque abbasso i critici e viva gli uomini liberi. Bravo. Allora io volevo fare un ultimo ringraziamento a tutti gli artisti che sono qui questa sera, al direttore di questa mostra Salvo Nunes, al maestro Forattini che ci ha onorato questa sera di essere presente qua di noi, al critico, professore, preferisce professore, al critico Elena Gollini che ha scritto le vostre bellissime recensioni e io che vi ho selezionati. Buona serata e ci vediamo per piacere, grazie. Siamo qui anche a voi. Grazie veramente, una bellissima mostra, siete numerosi.